Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo episodio di Drum. Dopo due lunghi mesi siamo ritornati con questa serie e sperando che la riusciremo a portare alla fine. Ora posso dire che non ricordo una beata minchia di dove siamo arrivati, però va bene, cercherò di alternare qualcosa. Allora, ok, forse ho ricordato, siamo arrivati in un buon punto credo. Allora, qui c'era questo oggetto che non so a che cazzo serve, ma va bene. Allora, nell'ultimo episodio siamo arrivati, come vedete, qui, che poi non siamo riusciti a vedere a cosa servisse tutta questa sto meccanismo. Però dobbiamo scoprirlo sperando di fare il più presto possibile e passare avanti. Ok, qui c'è una manovella, forse dobbiamo fare qualcosa. No, non credo, non dobbiamo fare niente. Qui forse... qui dobbiamo fare qualcosa. Ah, qui c'era una lettera. Non so se l'ho letta questa lettera. Però rileggiamola, che come vedo è l'ultima lettera. Se in caso non l'avessi letta, comunque la leggo. E se l'ho letta non fa niente, la rileggiamo. Comunque, 15 agosto. Qualcosa non va. Ho seguito l'incantesimo alla lettera. Astaroth non è apparso, non ho ricevuto risposte, solo altre domande. Le visioni sono aumentate, mi assalgono e non riesco a restare a lungo in un luogo. Cerco di controllarle, ma la lente mi fa male agli occhi. Ho creato una medicina per il dolore, per chiunque legga questo diario. Non sono in grado di descrivere questa cosa, non vi è concetto nella sfera umana che possa spiegarla. La cosa ora è molto più grande. Ci sono stanze dappertutto. Ok, abbiamo letto questa lettera. Sento un orologio. Non so se voi riuscite a sentire. Sento un orologio. Ok, ho trovato... Ok. Forse ho trovato qualcosa. Cosa dobbiamo fare qui vicino? Aspetta, vediamo, c'è una piccola fessura esattamente al centro del disegno. Qui probabilmente ci vorrà qualcosa all'interno. Però non ho capito a cosa servono queste cose. Ora dobbiamo... cioè devo un po' capire cosa devo fare. Forse qui deve andare la spada. Forse però... o il pugnale, non mi ricordo cosa sia. Ok, sì, il pugnale. Va a succedere qualcosa. Oh, che figo. Credo che sia il sistema solare. Si è aperto anche questo. Allora, dobbiamo passare avanti e scoprire cosa dobbiamo fare. Allora, ci sono questi pulsanti. E ok, questo sarebbe, credo, il sistema solare. Ma non credo perché... cioè, ah no, sì, credo. Forse sì. Forse sì. No, aspetta, c'è qualcosa di strano. Non sembra il nostro sistema, perché qua... cioè sì, questa è la Terra. Ho capito, c'è la sua Luna. Questo è Mercurio. Venere. Non mi ricordo come... questa è Marte, dovrebbe essere. Però non ricordo che Marte avesse dei satelliti. Cioè, questo non me lo ricordo proprio. Non lo so, forse mi sono perso qualcosa, ma... boh. Devo fare qualche ricerca su Marte. Forse c'è qualcosa che non so io. Allora, cerchiamo di capire a cosa serve questo meccanismo usando la lente, giusto? No, che no, non serve un cazzo la lente. Ci sono delle palline? Cosa è successo? Aspetta, vediamo l'aiuto. Si è ritratto un pannello e hai rilevato una serie di pulsanti. Devo trovare un indizio che riveli un codice. Ok, dobbiamo trovare un codice, ragazzi. Allora, forse dobbiamo muovere qualcosa qui. Probabilmente. Non lo so. Cioè, sono confuso perché non mi ricordo cosa ho fatto e cosa non ho fatto. Una grossa fessura circolare. Vabbè, questo l'ho capito.
C'è qualcosa di strano, non riesco a capire cosa dobbiamo fare. Leggiamo un altro messaggio, un altro indizio. Che l'Ugualare possa rivelare il codice per i pulsanti? Attiviamolo. Allora, io. Ah, forse. No. È la luce, scusate. Non avevo. Ah, eccolo il codice, ecco. Dobbiamo fare 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ok. Dovrebbe essere facile. Dovrebbe essere facile, in teoria, o almeno spero. Dobbiamo fare 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sì, infatti era questo il codice. Ok. Ora si sta muovendo il sistema solare. O almeno credo che sia il sistema solare. Ok, si sta muovendo questo marchingegno. Premiamo il pulsante. Ora moriremo tutti. Ora moriremo tutti. O almeno spero di no. A volte questo gioco mi ha messo una bella ansia. Che posso dirvi, guarda, che io i giochi horror mi spavento facilmente. E quando farò qualche video sui videogiochi horror, credo che ogni volta che registrerò perderò almeno 5-6 anni di vita. Allora, ora dobbiamo capire cosa sia successo. Il sistema si sta muovendo. Qui c'è un occhio, come ho visto, e c'è il simbolo di questa religione o quello che sia, una setta, non so, e non voglio saperlo, sinceramente. Comunque forse questa manovella serve a qualcosa. Non mi ricordo se nello scorso episodio l'abbiamo già usata, ma se non mi sbaglio sì, perché non mi ricordo sinceramente. Però qualcosa dobbiamo fare adesso. Qualcosa dobbiamo fare, però ancora non ho capito cosa di preciso. Ora questa cosa non funziona più. Aspetta, forse c'è qualcosa qui. Ah, ecco. C'è un altro codice qui. Ora che sto vedendo. Forse serve a qualcosa. Forse è qui. Aspetta, però non ho visto bene, che non ricordo. Aspettate un momento che riguardo. Oh, qui. Spero di vedere il codice bene. Ok, dobbiamo fare due a destra, due a sinistra e tre centrali. Ok, perfetto. Dovrebbe essere facile. Allora, 1, 2, 3, 4. Dobbiamo mettere tre centrali. Proviamo. Sì, ok, perfetto. Credo che ora il sistema si fermerà in modo giusto da farci vedere qui il quadro. Sì, perfetto. Dovrebbe essere così. Ok, perfetto. Siamo andati avanti. Speriamo che. Cazzo è successo? Un grosso amuleto d'oro. Questo servirà sicuramente lì giù. Andiamoci subito. Mettiamolo qui. Ora dobbiamo fare qualcosa di strano ancora. Ok, ora il sistema è andato via. Qualcosa fuoriuscirà. Ok, questo oggetto. Forse. Ah, ok. Ora dobbiamo risolvere questo enigma, credo. Aspetta, prima devo vedere bene la posizione delle frecce. Allora, in teoria questa freccia dovrebbe andare qui. E queste due. Ok, sì, è facile. Però vabbè, attiviamo sempre l'oculare e passiamo qui. Sistemiamo le frecce. No, c'è qualcosa che non quadra. Dovrebbe essere così, però. Non me lo dà. Solo che non si vede un cazzo. Boh, proviamo. Singola. Proviamo a freccia. Ogni freccia proviamo a vedere se riusciamo a risolvere. Non ho capito una minchia, però. In qualche modo dobbiamo riuscirci. Io non ho capito, aspetta, vediamo l'indizio. Il pannello di legno. Riesco a vederci attraverso, che sia un'altra combinazione per i pulsanti? Ah, ma qui. Ah, dobbiamo aggiustare le frecce. Ah, ok, sì. Aspetta, io dovrei averlo messo bene, giusto? C'è questa torre, ma che serve questa torre?
Aspetta, proviamo a girare ancora questo. Mettiamo così, proviamo. Non è che forse ho capito cosa dobbiamo fare. Allora, proviamo qui un attimo. Lì erano due, qua sotto, quindi dobbiamo premere 1, 2 e 3. Credo, almeno spero. Sì, ok. Ora passiamo al prossimo canale. Prossimo canale. Vediamo, ok. Vediamo questa freccia cosa ci dà. Due sopra. Aspetta, quale? Secondo. Ok. Abbiamo visto due frecce. Ora dobbiamo vedere l'ultima, che sarebbe questa qui. Cioè, quest'ultima che giriamo adesso. Ora andiamo a vedere lo specchio. È una sopra, ok. Speriamo di aver fatto bene. Sì, ok, abbiamo fatto bene. Spegniamo sto coso che mi fa un mal di occhio anche a me. Ah, cosa è successo adesso? C'è qualcosa all'interno. La fonte di energia che imprigiona l'elemento nullo. Ora cosa succede? Sta girando di nuovo questo meccanismo. Passiamo avanti e vediamo se succede qualcos'altro. Ragazzi, credo che forse siamo alla fine del gioco. Perché visto che abbiamo trovato anche l'ultima lettera, credo che comunque la fine sia qui. Ora vediamo cosa sia successo. Ah, cosa devo fare adesso? Forse devo inserire questo qua sopra. Aspetta. No, non me lo fa selezionare adesso. Le solite voci. Le voci che vogliono mettere ansia, paura. Sì, ma io non ho capito cosa devo fare di preciso. Ah, è un casino. Comunque ragazzi, è arrivato il momento di fermarci e ci vediamo nel prossimo episodio. E speriamo che nel prossimo fino... cosa ho cazzo detto? E speriamo che nel prossimo episodio riusciremo a finire questo gioco perché probabilmente credo che siamo al capitolo finale e abbiamo quasi concluso. Vabbè, ci vediamo nel prossimo episodio. Credo che sia l'episodio finale. Quindi io... Saremo finalmente finirò la mia prima serie di un gioco da quando faccio i gameplay. Sperando che comunque questa serie è piaciuta un sacco. E poi nel prossimo episodio cercheremo di concludere tutto. Sperando che riusciremo a concludere tutto. Ciao a tutti comunque ragazzi.